Una celebrazione raccolta senza troppa spettacolarizzazione, come voluto dalla famiglia, ma densa di tutti quei valori che Enrico Pieri ha incarnato in vita e che, con la sua scomparsa, sono diventati un'eredità importante per ogni cittadina e cittadino europeo. Sono giunte a Sant'Anna le ceneri di Enrico, quella Sant'Anna il cui orrore è rimasto nascosto fino al 1994, come ricordato dall'onorevole Carlo Carli, che ha ripercorso tutta la tragica vicenda della memoria della strage che Enrico, tornato dalla Svizzera dove era emigrato, ha iniziato a raccontare sotto la spinta anche dell'amico Monsignor Roberto Filippini, attuale vescovo di Pescia. Da allora la sua intera esistenza è stata dedicata a questo, far conoscere quei fatti alle giovani generazioni affinché, come era solito dire, non ci siano più Sant'Anne. Presente alla cerimonia, tra gli altri, anche il procuratore militare Marco De Paulis, che sostenne l'accusa nel processo verso i colpevoli di quell'eccidio, processo che in Germania si concluse con l'archiviazione. Una sentenza vergognosa, ha dichiarato con voce rotta nel dare l'ultimo saluto ad Enrico nella chiesetta di Sant'Anna. Ma dalla cassa di risonanza di questa giornata, il sindaco Maurizio Verona ha voluto chiedere alla Regione Toscana che Sant'Anna venga inserita nella richiesta dei fondi del PNRR per i borghi, in modo da poter realizzare quelle opere la cui incompiutezza aveva tanto amareggiato il Pieri. Io mi sono sentito in dovere di chiedere al presidente della Toscana, visto che spesso Sant'Anna di Stazzema viene definita come la capitale morale della Toscana, che lo sia anche concretamente. Io candiderò Sant'Anna di Stazzema perché sia il progetto della Regione Toscana per essere beneficiato da questo finanziamento importante. Richiesta di cui l'assessore regionale Stefano Baccelli si è fatto portavoce presso il presidente Giani. Proprio ieri insieme al presidente Giani parlavamo della realizzazione della strada, quindi non ho motivo di dubitare che in questa o in altre forme possibili la Regione Toscana rimarrà ancora parte fondamentale del Parco della Pace in memoria di quel che è accaduto quel 12 agosto e ora anche in ricordo di Enrico Pieri.